E dovete avere, che abbiamo visto velocemente che cosa era? L'effetto laser, giusto? L'effetto laser che vantaggio vi dà? Vi dà della luce con una lunghezza d'onda estremamente precisa. Precisa, una misura precisa, che cosa significa? La lunghezza d'onda è una grandezza continua, come è una lunghezza, quindi è una grandezza continua. Quando io, vediamo di chiudere la bocca, quando io ho una grandezza che non è continua, tipo le pagine di un quaderno, allora io che cosa posso fare? Posso naturalmente avere dei numeri ben precisi delle pagine. Posso dire, in quel quaderno ci sono esattamente 47 pagine, l'errore assoluto, l'errore associato a questa misura è 0, giusto? Quando io ho una misura continua, ovviamente l'errore deve esistere sempre e deve essere sempre associato alla misura. La lunghezza d'onda è una misura continua, è una misura di lunghezza, quindi deve essere associata all'errore. Il laser che cosa mi permette di fare rispetto ai filtri? Di ridurre l'errore sulla lunghezza d'onda moltissimo. Quindi se io vi dico che con un laser lavora a 960 nanometri, vuol dire che lo scarto delta d'errore associato a questo è piccolissimo. È chiaro? E la luce non dico che sia monocromatica, ma è quasi assolutamente monocromatica. Quasi assolutamente, sono due termini decisamente contrastanti, ma io li voglio mettere assieme lo stesso. È chiaro o no? Se io prima, come facevo a ottenere la luce monocromatica usando dei filtri, avevo una sorgente continua, i filtri non mi lasciavano passare certi tipi di luce, con un po' di filtri potevo avere solo la luce compresa in un certo intervallo, ma questo intervallo era decisamente molto molto più ampio rispetto alla luce che esce qua da un laser. Il funzionamento del laser su cosa si basa? Ve lo riparlo, l'abbiamo già visto, no? Però lo ripassiamo, io ho due specchi, questi due specchi sono posti a una distanza estremamente precisa, all'interno ci sono sparpagliati dentro una matrice solida degli atomi che vengono eccitati elettricamente. Atomo eccitatolo, eccitato, rappresentiamolo in questo modo, disecitato così. Su cosa si basa l'effetto laser? Si basa sul fatto che io faccio disecitare gli atomi che sono stati eccitati elettricamente, questi emanano la luce che corrisponde al saldo dal livello eccitato al livello fondamentale, dove emanano la luce in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Però la luce rimane chiusa dentro questo tubo e l'unica direzione in cui l'onda può esistere è stata fatta apposta, qual è? L'asse, chiamiamo questo asse X. In questo intervallo l'onda viene ripetuta un numero intero di volte, soprattutto la semionda, quindi ci può essere un'onda stazionaria, giusto? Quindi fa tutte le direzioni possibili e immaginabili di emissione della luce, l'unica che si salva è quella parallela all'asse X. È chiaro a tutti o no? Quando io ho un raggio di luce che si muove lungo l'asse X, colpisce un altro atomo che si trova allo stato eccitato. Quando colpisce un altro atomo che si trova allo stato eccitato, noi che cosa abbiamo? La disecitazione, quella che si chiama emissione stimolata. Emissione stimolata che cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete un'onda, questo è l'atomo eccitato, si indica di solito così, questo si disecita. Abbiamo visto che la disecitazione avveniva, e avevo parlato di meccanica statistica di Boltzmann, giusto? Dipendeva dalla temperatura. Però non vi ho detto quando si disecitano, un atomo tende a disecitarsi, ci metteva un po' di tempo. Il vantaggio della emissione ci metteva un po' di tempo e la luce viene messa in tutte le direzioni, giusto? Il vantaggio dell'emissione stimolata qual è? Che la luce viene messa solo quando viene colpito, quindi questo decade, questo atomo decade quando viene colpito da questo raggio e la luce che viene messa nella stessa direzione. Cioè, come uscirà la luce dopo che è stato colpito l'atomo eccitato? L'intensità della luce come sarà? Aumentata, perché si somma la luce che c'era prima e la luce messa dall'atomo. È chiaro? A questo punto, la luce ogni volta che incontra un atomo eccitato con l'emissione stimolata, l'intensità della luce cresce sempre di più.
arriva in fondo allo specchio e ritorna indietro, e così va avanti. Gli atomi si disseccitano, liberano luce, gli atomi si eccitano a causa della corrente elettrica. È chiaro? Però uno specchio, per esempio questo, è parzialmente riflettente. Che cosa significa? Che il 95% della luce viene riflessa e va indietro e il 5% passa. O quella che si chiama, ottengo una situazione che in chimica è fondamentale anche in altri casi, una situazione di equilibrio. Come se io avessi un contenitore con un foro piccolo da cui esce l'acqua e dall'altro io verso l'acqua da un tubo da di sopra. La zona di equilibrio, quando è che raggiungo l'equilibrio? Cioè la stessa quantità di acqua che entra e esce da di sotto. E il contenitore che cosa va? Un livello ben preciso, che non aumenta e non diminuisce. L'acqua che entra che cosa rappresenta? L'energia che entra sotto forma di corrente elettrica, giusto? L'acqua che esce che cosa rappresenta? La luce, l'energia che esce sotto forma di luce. L'acqua che si trova dentro il contenitore rappresentano le onde che vanno allegramente avanti e indietro. Questo è il principio laser. È il principio di funzionamento dei laser, è chiaro? Perché mi importa? Perché è decisamente collegato alla meccanica quantistica. Emissione, eccitazione, disseccitazione mediante luce, giusto? È chiaro? Onde stazionarie, tutti gli argomenti che abbiamo. E già un'onda corta e più laser potente. Allora, l'energia della luce dipende dalla lunghezza d'onda, chiaramente se la lunghezza d'onda è molto corta, l'energia che possiede la luce sarà maggiore. Non so esattamente, adesso questi particolari tecnici non li conosco esattamente. Comunque tutto su cosa si gioca? Sull'avere atomi che disseccitandosi emettono quel tipo di luce, il fatto che la luce sia chiusa dentro uno spazio misurato, non in misura millimetrica, ma ancora di più. È chiaro a tutti o no? Va bene? Gli altri dettagli tecnici non li conosco. Facciamo una piccola, quindi vi avevo detto, onde stazionarie e emissione stimolata sono tutti concetti della meccanica quantistica che vi fa bene conoscere. Aggiungiamo un piccolo dettaglio in più. Se io ho due palloncini, va bene? E i due palloncini questo è un palloncino esterno, sono gonfiati uno dentro l'altro. Senti colorati dove sono? Proprio vicino alla sua penna. Benissimo, grazie. Allora, stavo dicendo che se avete all'interno di questo palloncino gonfiato un altro palloncino, per esempio di colore nero, ovviamente non lo dicevo neanche per il nero, colpisco questo con luce laser, quindi luce con una lunghezza estremamente precisa e particolarmente intensa, che cosa succederà secondo voi? Cosa? Quale dei due palloncini? Quello bianco. Quello bianco, non esiste il bianco detto trasparente. Nero. Quello nero perché assorbe l'energia particolarmente intensa del laser, si scalda, si buca la membrana e automaticamente si scorre. Qui invece, dove c'è il trasparente, dove il palloncino è trasparente, la luce non viene assorbita, quindi la membrana del palloncino non si riscalda, non si buca. È chiaro? Questa è un'ottima applicazione dal punto di vista medico. Guarda che si usano i laser in medicina. Per la radioterapia, quando c'è un tumore al cervello. No, quello non è un laser. Guarda che si usano. Quando deve tipo la cosa deve partire, cioè per l'occhio, la retina. Per incollare la retina e il cristallino, questi dettagli tecnici non li conosco, quindi la biologia non è assolutamente il mio campo. Azzardo qualche termine sbagliando magari, anzi senz'altro, il laser deve essersi spostato il cristallino o qualcosa del genere, e colpendo il laser il cristallino non subisce dei danni perché è trasparente, però la pelle tutto attorno assorbe la luce, si cicatrizza e blocca il laser e blocca il cristallino, e quindi automaticamente il concetto è lo stesso che ho indicato con due palloncini. È chiaro o no? Va bene? Adesso noi vedremo
Una cosa importante che è difficile da capire, ma se facciamo un piccolo sforzo riusciamo a farlo. Questo esperimento, questo effetto, che giù in fondo siete pregati di mettere via il cellulare, di mettere un quaderno e scrivere, si chiama effetto di Sternberger. Quaderno? Si chiama effetto di Sternberger. Va bene? Allora, ed è, se vogliamo, la più dell'essenza di tutta la meccanica quantistica. Prima di tutto è collegata al principio di Heisenberg. Noi abbiamo visto il principio di Heisenberg parlando di due grandezze. Le due grandezze che abbiamo visto erano velocità e posizione dell'elettrone, giusto? Vi avevo detto, state attenti che una influenza l'altra, sono tutto di una misura, va bene? Non so nulla dell'altra misura. È chiaro? Vi avevo detto, questo è un concetto collegato al principio di Heisenberg. Il secondo concetto, le due misure, ho detto, si influenzano una con l'altra. Quando invece di dire che si influenzano, in meccanica quantistica si dice un'altra cosa, le due grandezze non commutano. Non è importante sapere questo, ma tanto per prendere un po' di dimestichezza con il linguaggio della meccanica quantistica. Se conosco una, peggiora. Ma non c'è, non ci sono, e l'altro aspetto importante della meccanica quantistica, che è un qualcosa di decisamente nuovo, che cosa era? Che l'osservazione influenza l'esperimento. È chiaro o no? Tutte queste cose si vedono nell'effetto Stern-Gerlach. Allora, tutti gli elettroni possiedono una grandezza vettoriale che si chiama spin, va bene? Questa grandezza vettoriale, su cui entrerò nel dettaglio in un secondo tempo, che cosa fa sì? Che l'elettrone sia una piccola calamita, è chiaro o no? E il fatto che sia una piccola calamita è collegato a questo, a questa grandezza vettoriale, e essendo una grandezza vettoriale viene rappresentata con un vettore. La punta del vettore sia questa e la base del vettore sia questa. Quindi ogni elettrone ha il suo momento magnetico, che è una grandezza vettoriale. È chiaro o no? Che cosa hanno fatto questi due? Hanno preso il... Allora, venga il primo che ho detto di cui ho bisogno, forza, vieni, al succediario. La prima cosa che abbiamo che hanno notato questi due, che cos'è? Questi sono elettroni, giusto? Mettiti di fianco, fai, ho detto, due mani. Uno è sopra, che rappresenta il polo nord, e l'altro rappresenta il polo sud. Poi in mezzo, questi sono due, questo è un magnete, giusto? Messo in questo modo. Girati e basta, ok? Questo è un magnete messo in questo modo, ok? Anzi, mettiti di qua così che i tuoi compagni vedano. Qui in mezzo che cosa abbiamo? Un campo magnetico. Se c'è un campo, il campo, noi siamo immersi in un campo gravitazionale. Il campo gravitazionale su cosa agisce? Sulle masse, sulle cariche? No. Se io avessi due elettrodi, sarebbe un campo elettrico che agisce sulle cariche. Se c'è un campo magnetico, si va sui magneti, giusto? Lo vedrete bene. In realtà agisce, vediamo di divertirci un po' di meno. In realtà agisce anche sulle calamite, sui magneti. È chiaro o no? Ed è quello che ci interessa. Se io ho degli elettroni, posso immaginare questi, immaginate tutti elettroni uguali, tutti. Se fossimo in meccanica classica, che cosa succede? Sarebbero tutti i momenti magnetici, sarebbero girati in vario modo, va bene? Quando entrano qua dentro, il campo magnetico che cosa fa? Prende gli elettroni e li sposta. È chiaro il campo magnetico? Se hanno lo spin in su, li sposta in alto. Se hanno lo spin in giù, li sposta in basso. Tra il minimo e il massimo, che cosa dovrei avere? Dovrei avere tutti i valori possibili. È chiaro sì o no? Va bene? E invece no, che cosa succede? Che i momenti magnetici, cioè questo vettore, è quantizzato. Quindi posso avere che cosa? Ed è quantizzato anche molto meno che non i livelli energetici dell'atomo. Quanti livelli posso avere?
posso avere solo due livelli, due casi possibili, o sopra e sotto. In realtà io che cosa ho misurato da questa parte? Ho misurato solo una componente, quella che si chiama la componente, questo che cosa sarà? L'asse Z, giusto o no? Giusto? Quindi, tutti quelli, il magnete ha fatto sì che tutti quelli che avevano la componente lungo l'asse Z, chiamiamola componente SZ, in basso, vengono spostati, messi insieme, raggruppati e si trovano, vanno a finire in questa zona, quindi entrano tutti sparpagliati, quelli che hanno lo spin in giù vanno in basso, quelli che hanno lo spin in su, che cosa fanno? Vanno, vedete, vanno tutti in alto. Avete capito questo? Sì o no? Allora, io ho misurato una delle due, una componente di questo vettore. Che componente ho misurato? La componente SZ. È chiaro? Sono i valori esatti. Per comodità, immaginiamo che il valore esatto della componente in giù sia meno 1, il valore esatto della componente in su SZ sia più 1. Avete capito? Vai al posto un attimo, poi ti chiamerò. Allora, vediamo questo alla lavagna. Vieni, presentato questo alla lavagna, ho questa situazione. Io ho sparato qua all'interno degli elettroni, in realtà degli atomi, l'interna che aveva preso degli atomi che avevano solo un elettrone sbagliato, ma nel caso di andare nel dettaglio, io avevo il mio campo magnetico, lo rappresento in questo modo: nord, sud, e gli elettroni hanno preso due strade. Siamo tutti convinti che cosa ho misurato? Questi elettroni avranno ciascuno un momento magnetico, considerando un vettore, il vettore avrà tre componenti. Di queste tre componenti, che cosa ho misurato? La prima componente, la prima che mi interessava, la componente lungo l'asse Z. Questi elettroni, che componente possiedono? SZ più 1, componente più 1, questi che col componente possiedono? Meno 1. È tutto chiaro fin qui, sì o no? Adesso io che cosa faccio? Vengano a dire, il problema qual è? Che vi ho detto che il principio di Heisenberg è più generale. Ci sono altre due grandezze che non commutano. Le altre due grandezze che non commutano, quali sono? In questo caso la componente SZ e le altre componenti X o Y. Per comodità prendiamone solo una. Quindi SZ e SZ non commutano, SZ ed SX non commutano. Se non commutano, che cosa vuol dire? Posso, se so tutto di una misura, che cosa succede? Non potrò sapere nulla dell'altra misura. È chiaro? È chiaro a tutti? Benissimo. Allora, vengano giù i due che c'erano, il primo. Benissimo. Allora, posizioniamoci qua, tirami per i tuoi compagni. Allora, noi che cosa facciamo? Mettiti qua. Mettiti un po' in basso, sì, metti così. Va bene o no? Sì. Il secondo campo magnetico, come lo mettiamo? Secondo campo magnetico lo mettiamo invece perpendicolare. Per esempio, lo mettiamo così, mettiti così. Perfetto. Allora, che cosa succede? Secondo campo magnetico, su cosa agisce? Quindi qui no, tu dovevi stare fermo. Tu in basso, tu in alto. Allora, questo agisce sulla direzione Z, giusto o no? Questo su che direzione agisce? Sulla direzione X. È chiaro a tutti o no? Capito? Siamo d'accordo? Quindi, noi che cosa facciamo? Abbiamo preso un po' tutti sparpagliati, li abbiamo mandati nel primo campo magnetico, automaticamente una parte va sopra e una parte va sotto, un po' più su. Noi cosa facciamo? Raccogliamo quelli che avevano SZ più 1. Mi seguite? Se avessi raccolto quelli che avevano SZ meno 1, cosa dovevo fare? Metterlo molto più in basso, giusto o no?
arrivano questi e a questo punto vengono separati. Ma come vengono separati? Se prima venivano separati più 1 e meno 1 rispetto all'asse Z, qui saranno separati più 1 e meno 1 rispetto all'asse X. Quindi quando escono da questa parte, che cosa succede? Vengono separati in due, con due valori ben precisi. È chiaro a tutti o no? Andate a posto e vediamo. Il teorema è questo: rappresento il secondo campo magnetico con un altro gessetto, con un altro colore. Per esempio questo, scusate, devo indicare che rispetto a questo hanno, sono spostati di 90 gradi, io lo rappresento in questo modo, giusto o no? Quindi questi, ho preso questi, che cosa avevano questi? SZ più 1, entrano qua dentro, vengono separati, non più alto e basso, ma vengono separati destra-sinistra, giusto o no? Per esempio, prendiamo questo, SX più 1, giusto o no? Siamo d'accordo tutti? Adesso chiamiamo tutti e tre. Forza, i primi due si mettono esattamente come io avevo disposto già quelli prima, va bene, il terzo lo dispongo io. Quindi, un po' in basso, muoviti. Allora, questo messo un pochino di più, giusto o no? Allora, seguiamo il cammino degli elettroni, deve essere messo più in su, ma sempre allineato, giusto? L'elettrone arriva, giusto? Più 1 passa qua. Prendiamo il secondo campo magnetico, lo mettiamo qui e raccogliamo quelli con SX più 1. Vieni qua. E stavolta tu metterai che cosa? Il campo magnetico a questa altezza, mi seguite un pochino più, è però uguale a questo. Avete capito bene o no? Sì o no? Allora, va bene? È un po' alto lui. Come? È alto, non riusciamo a riprendere. Abbassati un po'. Così? Così va bene, così va bene. Allora, va bene così? Riuscite a vedere bene? Allora, silenzio. Ho detto, seguiamo il cammino di un elettrone. Questo sono entrati, tra l'altro nella simulazione che vi metterò in rete, questo è spiegato benissimo, ma attenzione solo alle lettere. Da qui che cosa escono? Sono gli spin SZ1, giusto o no? Sì o no? Da questo escono solo SX1, adesso attraverso questo misuro di nuovo SX. Che cosa dovrei vedere? Dovrei vedere solo un fascio sopra, giusto sì o no? Vediamolo alla lavagna, avete capito lo schema dei tre? Sì o no? Allora, andate pure a posto, vediamolo alla lavagna per bene. E ora racconto questo. Questo viene inserito in un campo magnetico. No. Cosa vuoi? Adesso disturbi. Vai. No, sparisci. Lo sparire. Sì. Allora, ok. Immaginiamo di avere qua altro campo magnetico, stesso ho dato come qui. Silenzio, non c'è. Giusto sì o no? Questo che cosa aveva? Se noi avevamo selezionato SZ più 1, qui abbiamo selezionato SX più 1, giusto o no? Se io misuro di nuovo qua SZ, che cosa mi aspetto di avere? Solo uno, perché ho selezionato solo questo. Avete capito il ragionamento o no? Sì o no? Sì. È chiaro? Sì o no? Sì. Ma se fosse così, che cosa succederebbe di questi elettroni? Conoscerete sia SZ sia SX. E io vi ho detto che se non computano non posso saperle. Che cosa succede incredibilmente? Che questo fascio si chiude. Una volta esiste SZ più 1, che cosa esiste anche? SZ più 1. Ma SZ meno 1, guardate questo disegno, non è che l'abbiamo bloccato. Qui abbiamo bloccato.
qui abbiamo bloccato che cosa? Che se x è meno 1, qui che cosa dovrebbero esserci? Dovrebbero esserci solo sz1 ed sz ed sx1, giusto o no? Siamo tutti d'accordo? Però che cosa vi avevo detto? Io non posso sapere tutte e due le cose contemporaneamente. Infatti che cosa succede? Gli elettroni si dividono. E perché si dividono? Visto che se sz meno 1 l'ho bloccato. Perché? Io ho fatto una misura. Che cosa vi avevo detto? Io qui ho due componenti, z più 1 e z meno 1, giusto? Faccio una misura diversa. Questa misura diversa che cos'è riferita a Sx, giusto? Siamo d'accordo sì o no? Questa misura mi ha sballato, mi dà il risultato per Sx, ma mi sballa, tra virgolette, il risultato riferito a Sx. Avete capito o no? Prima era Sz con un valore preciso, ho fatto la misura su Sx e la misura su Sz rimane cambiata. Capito? Se rimane cambiato, automaticamente quando escono di qua, che cosa avrò? Qui sarò sentato sicuro su Sx meno 1 e qui sarò sentato sicuro su Sx più 1. Ma il valore di Sz, automaticamente essendo cambiato, ho due possibilità. Più 1 meno 1. È chiaro l'esempio o no? Sì o no? Quindi ricapitoliamo, in questo effetto che cosa si vede? Si vedono altri, quello che abbiamo già detto prima sulla posizione, sulla velocità, ma riferito a che cosa? Riferito a questa nuova grandezza vettoriale che si chiama momento magnetico, o meglio viene definito sempre affettuosamente, amichevolmente, spin. Spin in inglese vuol dire trottola, va bene? È chiaro o no? Io ho una grandezza vettoriale che si chiama spin. Essendo una grandezza vettoriale a tre componenti, le tre componenti non commutano. Che cosa vuol dire? Ne conosco una, esattamente. Qui non ci sono situazioni intermedie. In Heisenberg con velocità e posizione c'era la possibilità di avere solo situazioni intermedie. Qui io ho due situazioni nette, o so o non so. È chiaro? Quindi so la componente z, benissimo, non posso sapere la componente x. Se misuro la componente x partendo da una componente z ben precisa, la componente x che cosa mi fa? La misura della componente x mi sballa di nuovo sz e perdo l'informazione su sz. Avete capito bene l'effetto o no? È chiaro? Qui c'è tutta la meccanica quantistica, in quanto cioè, sia il principio di Heisenberg sia la quantizzazione dei livelli. Io ho solo due livelli possibili, a differenza di quello che avveniva per l'atomo di idrogeno, in cui per esempio i livelli energetici erano discreti ma infiniti. Quindi ho solo due. È chiaro? O su o giù. Va bene o no? Io direi che con questo sentiamo? No. Allora, sentiamo adesso tutti gli argomenti che riguardano il compito di lunedì, giusto? Quindi cerchiamo di saperli bene. Io parto dal modello atomico di Bohr, solo aspetti negativi. Tutta la meccanica quantistica parte da quello, giusto? Quindi abbandonare il concetto di orbitale, ok? E spiegare la quantizzazione dell'energia. In realtà Bohr aveva dato una spiegazione teorica della quantizzazione dell'energia che si basava sui ragionamenti di Planck del corpo nero, ma non ci credeva Planck a questi ragionamenti. Bohr li ha inseriti, ma a maggior ragione non potevano essere una cosa seria, cioè che potesse non poteva essere un qualcosa che convinceva al 100%. È chiaro? Come si spiega la quantizzazione dell'energia? Solo con le onde stazionarie, punto. Giusto o no? Subito dopo questi aspetti negativi, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il principio di indeterminazione. L'ho ripreso adesso, spero che sia sufficientemente chiaro.
Dal principio di indeterminazione noi che cosa abbiamo capito? Che non bisogna partire di usare le orbite, ma usare gli orbitali. E abbiamo visto, orbitali significa volume. È chiaro o no? Non dire l'elettrone si muove in un certo modo, tanto peggio gira su se stesso, ma che cosa si può dire solo? Sta dentro un volume. È chiaro? Poi abbiamo visto la natura della luce. Per quanto riguarda la natura della luce abbiamo fatto le diffrazioni, io ho fatto vedere nel filmato due simulazioni, diffrazione con una fenditura o diffrazione con due fenditure, giusto? Una volta che io ho effettuato la diffrazione con le fenditure capisco la natura ondulatoria. Secondo step, che cosa faccio? Misuro l'effetto, due esperimenti che dovete sapere benissimo. Due esperimenti quali sono? Effetto fotoelettrico e effetto Compton, giusto? Questi due effetti, l'effetto fotoelettrico rivela la natura corpuscolare, l'effetto Compton, nell'effetto Compton che cosa vedete? Sia la natura corpuscolare, sia la natura ondulatoria. È chiaro a tutti o no? È chiaro? Questo punto, ragionamento di De Broglie. Ragionamento di De Broglie che cosa ha detto? Ha detto, stiamo attenti che sì, anche l'elettrone e gli oggetti piccoli possono possedere una doppia natura. Giusto? Ragionamento di De Broglie, che esiste anche una doppia natura per gli elettroni. D'accordo? Su questa doppia natura, che cosa? Perché ci piace tanto? Ve l'ho detto. Perché la doppia natura, elettrone chiuso, che cosa significa? Onda stazionaria, e salta fuori automaticamente la quantizzazione dell'energia. Onda stazionaria che cosa vuol dire? Certe onde sì, certe onde no. Certe energie sì, certe energie no. Quindi automaticamente la quantizzazione dell'energia. Noi abbiamo subito passato alle onde stazionarie dentro gli orbitali, giusto? In realtà, ve l'avevo fatto vedere nel filmato, c'è stata una situazione intermedia. La situazione intermedia cosa consisteva? De Broglie ha detto, noi prendiamo, per esempio, l'atomo di idrogeno, immaginiamo, silenzio le orbite, quindi De Broglie all'inizio si è continuato ad associare l'onda stazionaria alla orbita. Se questa orbita possiede un'onda stazionaria, che cosa vuol dire? Che l'importante è che dove finisce, sono partito da qui, questo era un nodo, disegno l'onda che si muove lungo questa orbita, dove ho cominciato deve finire l'onda, i due nodi, iniziale e finale, devono coincidere. È chiaro? Quindi da voi non è subito passato il volume, noi passiamo subito al volume. Le onde sono onde stazionarie, non si trovano nel piano, ma si trovano, sfruttando Heisenberg, dove? Dentro un volume. L'onda stazionaria dentro un volume, come si chiama? Orbitale. Come si calcola l'orbitale? Mediante l'equazione di Schrödinger, giusto? Tutte le caratteristiche dell'equazione di Schrödinger le abbiamo viste e abbiamo visto subito dopo il significato dell'onda. L'onda ha una natura di tipo probabilistico. Per capire la natura di tipo probabilistico, quanti esempi abbiamo? Io ho fatto due esempi ben precisi, e cioè la persona che si muove con un sacco di sabbia, giusto sulle spalle il foro, secondo esempio la sabbia che cade con cosa coincide? Con la densità di probabilità, da dove c'è più sabbia capisco dove sta di più, dove sta. Si parla ancora di natura ondulatoria fin qui? No. Quando è che si parlerà di natura ondulatoria? Quando la sabbia, cioè la densità di probabilità, disegnerà dei profili a forma di onda. Secondo esempio, l'esempio delle 1000 fotografie. Giusto o no? Giusto? Lì la natura ondulatoria, come si capisce? Esaminando le onde dove si vedono, esaminando il colore. Dove è più intenso il colore l'elettrone sta di più, dove è meno intenso il colore starà di meno, e quella è la densità di probabilità. È chiaro a tutti o no? Ci siamo tutti? Posso andare avanti? Poi qui c'è il discorso, come al solito, che certi risultati la nostra mente non li accetta, ma perché la nostra mente su cosa è tarata? Sulla meccanica classica.
per devo vivere nella meccanica quantistica, non mi è possibile vivere in questa, e quindi ci sono dei risultati che la mia mente non accetta. È chiaro o no? Prima del laser e prima dell'effetto che abbiamo visto adesso, che cosa c'è fondamentale? La dimostrazione sperimentale di tre, David, German, Thomson Junior. Se l'elettrone ha una natura ondulatoria, giusto? Di tipo probabilistico, che cosa deve essere? Deve essere un'onda, devo avere l'esperimento classico delle onde, qual è la diffrazione? Ho bisogno di fenditure, non le posso costruire manualmente, prendo un pezzo di minerale, va bene? Gli orbitali di questo lo studio in modo opportuno, sono delle sfere, automaticamente ci saranno delle fenditure naturali. Mando i metalli elettroni contro queste fenditure, dall'altra parte della fenditura prendono strade ben precise, ma questa che cos'è? La diffrazione, giusto? Commento: se io mando un elettrone per volta, l'elettrone si sminuzza e si divide in, ho detto, i cammini 5 parti, no, se fosse così che cosa sarebbe? Una onda di materia. L'elettrone è un'onda di probabilità. Io ho 5 cammini, non so quale sceglierà, ma so che uno è più probabile, quello che è centrale, giusto? E gli altri non sono probabili nello stesso modo. Qui c'è tutto il discorso della statistica. Dovessi scommettere su dove esce l'elettrone, che cosa scommetterò? Su quello che esce dove c'è la probabilità più alta, 60%, giusto? Però potrebbe uscire al 10%. Vi ricordo che quando faccio una misura, e questo è importantissimo, blocco in uno stato ben preciso. Che cosa vuol dire questo? È come il discorso dei dadi. Io ho un dado con 6 facce. Prima di lanciarlo, quante possibilità ho? 6. Quindi torno a ribadire, abbandono, entro solo nella fisica collegata alla probabilità. Ho 6 facce, possono essere tutte possibili. Dopo che ho tirato il dado in aria e il dado è caduto, avrò 6 risultati, non solo uno. Quando l'elettrone passa e supera il mio minerale, quale strada sceglie? Ce ne sono 5 possibili, ne sceglie una, punto. E allora come funziona il discorso 60% centrale, 10% sopra, 10%, gli altri 4 sopra e sotto 10%? Non devo lanciare un elettrone, ne devo mandare tanti, è chiaro? E mandando tanti elettroni, magari anche distaccati, perché magari posso pensare che un elettrone con l'altro gli suggerisce la strada, no, li mando staccati uno per volta, ma ne mando tanti. Se io ne mando 10.000, per esempio, come si concorda il ragionamento che io vi ho detto della probabilità eccetera, che cosa avrò? In quello centrale che è più probabile ce ne saranno 6.000, negli altri sopra e sotto, due sopra e due sotto, ce ne saranno per ciascuno 10.000. È chiaro sì o no? Va bene? Anche questo esperimento è importante perché vi fa capire una cosa che io, su cui io non vado oltre e che ho accennato nei filmati, ma solo accennato, cioè che quando la misura, che cosa fa? Nella meccanica quantistica mi cambia le carte in regola, l'abbiamo visto solo adesso, ma in più mi fa anche un altro aspetto, mi blocca in uno stato ben preciso la misura che prima poteva avere più possibilità. Il famoso gatto di Schrödinger, che cosa significa? Io ho il gatto che può essere dentro la scatola, vivo o morto, può avere queste due possibilità. Queste due possibilità, quando io apro il gatto, apro la scatola, non apro il gatto, quando io apro la scatola, che cosa vedo? O è vivo o è morto, è chiaro o no? Qui è la stessa cosa, io ho 5 cammini, l'elettrone in base alla probabilità può sceglierne, uno è più probabile, gli altri 4 meno probabili. Però dopo che l'elettrone è passato ne ha scelto uno ben preciso. Queste sono le cose che io vi chiedo. Come al solito, per aiutarvi, preparate un elenco di 20 domande su tutti gli argomenti. Se ne saltate uno non ci casco, di solito se ne saltate uno l'insegnante dice questo non l'hanno messo, farò domande solo su questo argomento, non ci casco. Io vi ho indicato gli argomenti, sceglierò 2 o 3 domande per ogni argomento che io vi ho indicato. Se manca, me le invento io.
se non hanno senso, me ne invento io, che siano domande un po' generali. Io dico così, cercate di aver studiato, avete capito, ci sono problemi o no? No. Benissimo, e allora possiamo parlare.